Poca voglia di passeggiare, sguardi inebetiti, qualcuno resta a fissare i titoli dei giornali e prova a darsi una spiegazione. Il posto di Dnipro, Napoli, con l'eliminazione degli azzurri in semifinale, ha lasciato l'amaro in bocca a tutta la città. Quell'urlo strozzato in gola sull'unico tiro di Higuain in tutta la gara è un macigno sul cuore. Com'è possibile, si domandano in tanti. Per alcuni lo stato d'animo di oggi è uguale a quello del giorno dopo lo scudetto perso in casa col Milan nell'88 o come il giorno dopo la mancata promozione ad Avellino. Ai nostri microfoni le voci dei tifosi. Lei stamattina li ha letti tutti i giornali? Sì. Che idea si è fatto? Ma nessuna idea in particolare, vabbè, tanto rammarico perché mi è dispiaciuto. Io non sono un tifoso accanito, però ci tengo alla squadra. Però è un periodo, vengono questi periodi. Insomma, poi il Napoli, si sa, è una bellissima squadra per tre quarti. E poi quel quarto è la rimanente, la nota dolente. E vogliono soltanto i soldi, non vogliono lavorare e non ci mettono l'impegno, secondo me. Se fosse come una volta qua ci cazzano a fatica per essere pagati, e allora i compiti qua sono belli, secondo me. I nostri clienti erano un po' giù di morale, non ci aspettavamo questa sconfitta del Napoli. L'unica cosa che è possibile, ha fatto piacere in un certo limite, tra virgolette, che abbiamo perduto, perché così ci troviamo benedetto dai piedi, perché è un imbecille assoluto. I giocatori che non valgono tanto, ce ne sono alcuni giocatori che non valgono tanto. Napoli è una piazza importante, non faccio i nomi di questi giocatori perché per me indossano una maglia azzurra e sono tutti importanti i giocatori, perché se danno l'anima, ma in questo caso stanno giocatori che non danno l'anima e il presidente deve prendere in considerazione che questi giocatori devono andare via. Insomma, restano i ricordi e la speranza adesso è che il Barcellona batta la Juve. Intanto c'è chi in città fa riti scaramantici per scacciare il malocchio e portarci al terzo posto. Oh,